Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo terzo video di Pokémon Cristallo Randomizer Nuzlocke. Negli scorsi episodi ho catturato i miei primi Pokémon. Ho catturato Bulbasaur, che ho anche lato off camera a livello 11. Eccolo qui. Ragazzi, mi accorgo adesso che è di tipo spettro. Va bene, ok. Mew? Invece che... tipo buio, Mew è tipo buio. Ok. Ho allenato anche un po' Mew fino al livello 13. Oppure... No, non è altro. Ho suonato Bulbasaur e avevo anche catturato un Abra, che purtroppo è morto subito. Allora, ho poi scoperto una cosa. Se clicco spazio, sono tipo Flash. Ma non lo farò ovviamente. Devo ancora fare la cattura nel precedente percorso, perché non ho più le Pokéball e teoricamente non dovrei avere neanche più soldi. Ne ho poche. Io quindi direi prima di tutto di andare a questa torre qui, che tanto dobbiamo andare a sconfiggere i tizi, farci un po' di soldi e via. Allora, qui c'è una tizia. Vedi come oscilla il pilastro? Qualcuno si sta allenando lassù. Ok, io posso salire, sì. Teoricamente qua si trovano anche i Pokémon e questo devo affrontarlo per forza, perché mi servono soldi. Hai un Starly è di due generazioni dopo. Con Bulbasaur ce la posso fare? Ah sì, ho anche imparato Malo Sguardo e Doppio Calcio. Dai, sì, ce la posso fare. Tra poco si dovrebbe anche evolvere, teoricamente. Magmar... non sapendo di chi tipo è, potrebbe essere un problema. Vuoi cambiarlo? Sì, dai, cambiamolo. Beh, dai, però è di livello 3, cioè, non dovrebbe dare chissà che fastidio. Aspetta, visto che è l'ultimo... Che Pokémon è l'ultimo? Tentacool. No, teniamo un mio, perché così facciamo giorno di paga e ci danno anche più Pokémonete. Ah, fa anche danno? Non pensavo facesse danno. Nessuna mossa ha effetto contro i miei Pokémon. Dai, dovresti pagarmi il doppio adesso. Forse dovrei dire a mia mamma di non tenermi più i soldi. Allora, qua c'è un buono strumento. Cos'è? Le OTL Super Pozione. Potrebbe essere utile. Golbat, livello scommetto 4, vero? 3. Bulbasaur. Fulmine. Ok, va bene, Fulmine gli è andato bene. Dai, forza, dai, che magari vediamo anche una bellissima evoluzione. Che mossa posso fare? Doppio calcio, ti va bene? Chissà che tipo eri. Doppio calcio. Non ha effetto su Nidoking, che... Oh, cavolo. Ti prego, resisti. Ok. Ce la puoi fare, resisti. Vabbè, non li taglio tanto, però, Meno male. E Nidoking, ciao. Era... Dai, certo che era il 13, non ti costava niente. Praticamente, questo qua dovrebbe essere l'ultimo pianino, però non ne sono sicuro. Infatti è l'ultimo piano, sì. Fortuna potrebbe essere molto utile. Facciamo una cosa. Lo faccio adesso o dopo? Io direi adesso. Super pozione e antidoto. Però non ho nient'altro. Che facciamo? Allora, direi di andare su Pokémon. Perché a 21... Dai, facciamo così. Spostiamo ordina. Mettiamo Mew qui. E dopo vediamo un po' com'è la situazione. Intanto sconfiggiamo questi. Dovrebbero essere 3 in totale. Sì, ciao amico. Hai uno Slugma. Beh, ma io com'è brutto così. Perfetto, così almeno riusciamo anche un po' di soldi. 1099. Dai, quanti soldi dai? 192. Perfetto. Allora, ok, ce ne sono altri due. Uno anche tu, perfetto. Che Pokémon hai? Un bellissimo Aipom. Ergo Tiranitar. New livello 14,
Fantastico. Anziano, hai classe. Come promesso, eccoti un MT. Però lascialo dire, dovresti trattare meglio i tuoi Pokémon. La tua tecnica di lotta è troppo rude. I Pokémon non sono strumenti di guerra. Ah, dice di essere anziano, ma è un mollaccione. Non perderò mai contro chi fa tante prediche sulla bontà verso i Pokémon. A me interessa solo i Pokémon forti e vincenti. I Pokémon deboli mi lasciano indifferente. Alfonso usa fuori di fuoco. Alfonso. Allora, io prima di tutto questo prendo questa bella antigelo. E poi parlo con questo tizio. Sono felice che tu sia qui. La Torre Sprout è un luogo per allenarsi. Le persone, i Pokémon mettono alla prova il proprio legame costruendo un radioso futuro. Io sono la prova finale. Fammi vedere quanto è forte il legame tra i Pokémon e te. Fatti sotto. Hai un bellissimo Execute. Perfetto. Quindi, secondo la legge mia, io con un giorno di paga ti devo uccidere. Ah, quindi tu infrangi la legge? Va bene, doppio calcio. Perfetto. Dai, non gli fa tanto male. Cosa super efficace. Dai, giorno di paga e via. Perfetto, come prossimo Pokémon abbiamo uno Bellsprout. Anche se fa solo poca vita. Oh, cavolo, forse ho fatto una mossa un po' azzardata. Doppio calcio, ti prego, uccidilo. Fantastico. Dai che magari vediamo anche le sue evoluzioni in questo episodio. 14, dai, il prossimo è tuo. Executo, dai su, vai, no, ce la puoi fare. Ah, Executo, ah, no, cacchio. Più calcio gli fai male? Potrei provare con un fulmine, sperando che succeda qualcosa. Ti prego, fallo fuori. Boom, ragazzi. Ops. Riceve. Ok, ricevo MT-05. Task Flash illumina anche i luoghi più oscuri. Ok, grazie. Adesso voglio andare a prendere la pelata. Sì, la pelata. Voglio andare a prendere la palestra. La medaglia. Perfetto, ragazzi. Uscita qui e andiamo subito al market. Per vedere quanti. No, dov'è il market dall'altra parte? Per vedere quante Pokéball posso comprarmi e cosa posso vendere. La palestra è qua. Il mart è qua. Perfetto. Allora. Compra. Posso comprarmi ben 5 ball. Però, prima di comprare 5 ball, cosa posso vendere? Antigelo, quanto mi dai per antigelo? Ok, accetto. Fortunuovo, questo però no, questo condividi punti esperienza. Antidotto, 50. Superpozione? Dai, ti vendo superpozione. Purtroppo ho veramente pochissimi. No. No. Non puoi vendere. Ci ho provato. Ho veramente pochissime cose da vendere. Forse, ragazzi, non dovevo dire alla mamma mia di risparmiarmi i soldini. Allora, andiamo subito a curare i Pokémon. Ragazzi, a sto punto per farò quella cattura in quel percorso, magari dopo che ho affrontato il sì, campo in campo palestra, magari per fortuna avrò un po' più di soldi. Allora, vediamo un po'. Che Pokémon di tipo hai? Tanto non ci interessa perché sono tutti randomici. Hai un Golem. Va bene. Livello. È un bel Golem a livello 9. Doppio calcio. Non ti faccio confusione. No, dai. Fulmine. Porca vacca, che male che mi ha fatto. Fulmine. Ancora. E teoricamente dovrebbe essere. Okay, morto. Dai, sei livello 16, teoricamente dovresti evolverti. Dai, 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 dai,
Sì, a te non mi frega niente. Questo mi piace. Cosa? Ma si sta evolvendo? Non so, ragazzi, adesso scoprirò se anche le evoluzioni sono random. Io, Pidgey, potevo sceglierlo come starter. Sai quanto tempo ci ho messo a catturare quel Bulbasaur? Tu cos'è che fai? Me lo fai evolvere in un Pidgey? Io ti odio! Tutte cose che ci ho fatto, che ho fatto per catturarlo e poi cos'è un Pidgey? Però guarda il lato positivo. Teoricamente si può rievolvere, no? Pidgey! Cioè, come se alla fine avessi avuto due starter. Dai, o se si evolve ancora, spero di sì. No, rimaniamo con Pidgey, va. Cioè, sono rimasto veramente deluso. Fulmina ancora e via. Ah, resisti, bruciampilla. Problema. Dovrò tornare indietro a farmi ricurare i Pokémon. Dai, fulmina e via. Mori e via. Level 17, teoricamente dovresti evolverti ancora. E altri Pokémon? No, perfetto. No, ragazzi, non si evolve più. Non dirmi che si evolve a livello 36. Dai, ragazzi, affrontiamo Valerio via. Sono Valerio, capo l'ester di Violopoli. So che qualcuno troppo le alide. Sì, tanto non hai Pokémon tipo uccello. Ti mostrerò la mia forza, dai, su. Con i Pokémon tipo uccello. Che Pokémon hai, amico mio? Che Pokémon hai? Che Pokémon hai? Hai un Fluffy. Ok, quindi questo teoricamente dovrebbe essere un Pidgey. E... ciao ciao con Fluffy. E teoricamente il prossimo Pokémon dovrebbe essere leggermente più forte. Fico livello 12? 11? Come secondo me hai un... ah, Pidgeot. Non... beh, in effetti un Pokémon tipo uccello ce l'hai. Livello 9. Pensavo più forte. Raga, pensavo che... mi facesse fuori prima. Cioè, mi aspettavo un'emozionante lotta, invece cos'è che fai? Niente. Vabbè. Questo mi piace. Leo riceve la medaglia Zeffiro. Che bella, la nostra prima medaglia. La medaglia Zeffiro migliora l'attacco di Pokémon. Inoltre permette ai Pokémon che hanno Flash di usarlo quando preferiscono. Puoi averne anche questo, tieni. Un MT31 che venderei volentieri. Pronto Leo, abbiamo scoperto qualcosa sull'uovo. Il mio assistente è al centro Pokémon di Violopoli. Vai a prenderlo, ok? Click. Azz, meno male che dovevo anche andare lì. Prima però andiamo a curarci i Pokémon. Ho preso il centro Pokémon, cioè ho preso il market come centro Pokémon. Ok, allora, un secondo. Io vorrei prima di tutto, venderti un MT che ho appena... quanto mi dai per questo MT? Conversione, ok, grazie. Ora sì, ragazzi, che ci siamo. Compra, quante Pokémon posso comprare? Posso 13. Grazie, muoviti. Grazie, ok. Che bello cliccare così velocemente. Almeno non devo aspettare di 3 ore. No. Tu dovresti essere il tizio. Leo, ne è passato di tempo, eh? Il prof Elm mi ha detto di cercarti. Deve chiederti un altro favore. Puoi portare con te questo Pokémon? Sì, certo. Perfetto, quindi siamo a 3 Pokémon, ragazzi. Sì, ok. Un altro luogo schiude solo se si trova se si trova con Pokémon attivi. Leo, una persona a cui abbiamo contato sei tu. Grazie. Sì, non si preoccupi, chiamerò sicuramente il professore. Perfetto, fammi vedere quest'uovo. Eccolo qui. Ok. Allora, facciamo una cosa. Prendiamo Pidgey. Ho sbagliato. Prendiamo Pidgey, ordina, lo mettiamo primo e andiamo a recuperarci questo Pokémon, perché è la terza volta che vado lì. E non ne posso più.
Ok. Ci si rivede. Lotta, fulmine. Usi splash, va bene, ti capisco, ti capisco. Proviamo subito a lanciarti la bella Pokéball. No, ci speravo, ci speravo. Io provo a farti un altro fulmine. Non vorrei sparare cavolate, ma forse questa volta è buona che lo catturo. Sei paralizzato, amico, non puoi fare. Ora che ci penso, gli hai anche cambiato il sesso, perché prima Bulbasaur era maschio e sei passato a femmina. Allora, è già scappato a 3 Pokéball, ragazzi. Devo catturarlo, per forza. Perché non vuoi entrare? Dimmi 3 motivazioni perché non vuoi entrare nel mio team, dai! Non ti puoi neanche evolvere, allora sei perfetto. Sto perdendo la fiducia e anche la calma. Sei paralizzato. Hai vita gialla. Non puoi scappare. Vuoi entrare? Sì! Finalmente! Oh, ragazzi, finalmente, cavolo! Mamma mia! Questo Pokémon mi ha fatto esasperare. Dai un soprannome a Tyranitar. No! No! Finalmente, ragazzi! Finalmente! Perfetto, ragazzi! Allora, vediamo un po'. Pokémon. Tyranitar, livello 4, lo allenerò off-camera. Statistiche. Tipo Drago Spettro! Mi piace! Beh ragazzi, cosa possiamo dire oggi? Allora, abbiamo perso un compagno. Ha perso, si è evoluto praticamente nello starter. Io avevo 3 scelte, Ezio, Mew, Pidgey e l'altro Swinub. E mi hanno detto lo starter. Io spero che si rievolva a livello 18-19, non mi interessa, basta che si rievolve. Finalmente ho catturato quel Pokémon. Nel percorso precedente, Tyranitar. Maschio, Drago, Spettro, una coppietta che non ho mai visto. È fantastico. Ho ricevuto un uovo che chissà cosa spawnerà in quell'uovo. Perché io sono curioso e abbiamo ottenuto la medaglia. La medaglia che non mi ricordo adesso come si chiama, però abbiamo ottenuto la prima medaglia. Io ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici. E niente, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Quindi è tutto, ciao a tutti!